Celeste Costantino, parlamentare di SEL, benvenuta a fanpage.it. Buongiorno, grazie a voi. Ieri in commissione si è raggiunto un accordo tra NCD e PD sul testo sul ius soli temperato. Lei è stata molto critica al riguardo, ci può spiegare perché? Inizialmente nel testo base veniva proposto che diventano cittadini italiani quei bambini che hanno almeno un genitore che risiede legalmente da 5 anni in Italia. Con l'emendamento invece Dorina Bianchi, questa parte del provvedimento viene modificata chiedendo che invece uno dei genitori abbia un permesso di soggiorno europeo di lungo periodo. Questa è una limitazione perché il permesso di lungo periodo, la cosiddetta carta di soggiorno, è una carta che presuppone alcuni requisiti che sono chiaramente un po' più difficili da ottenere perché è legato al reddito, è legato a degli standard abitativi, a un esame in lingua. Quindi un provvedimento che doveva semplificare e che doveva fare in modo finalmente di avere come soggetti beneficiari, i bambini, si sposta un'altra volta sugli adulti, ma non sulla parte che in realtà avremmo chiesto noi, cioè per esempio la riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza, ma si utilizzano invece i genitori, gli adulti, per creare delle limitazioni a quello che noi invece consideriamo un diritto e che avremmo voluto che venisse sancito dallo ius soli. Questo testo sostanzialmente crea delle differenze tra figli di immigrati che hanno un permesso di lunga durata e figli di immigrati che non hanno questo permesso, quindi ci saranno ulteriori differenze poi nella popolazione migrante in Italia. Assolutamente sì, infatti anche attraverso la campagna Italia sono anch'io, dove tanti soggetti avevano proposto, lo Ius Sole avevano proposto una legge, diciamo, che tendeva esattamente a eliminare le differenze, ma tenere conto invece solo di chi nasce in Italia. Invece con questo emendamento, con questa, così come è stato definito il testo, andremo a creare delle disparità. E tra l'altro siamo ancora in attesa di capire come verranno prodotte le norme transitorie, perché noi dobbiamo anche pensare a chi è già nato in Italia, vive da anni qui in Italia, però è nato prima dell'approvazione di questo provvedimento e quindi porci il tema anche della retroattività. Stamattina in commissione avremmo dovuto sciogliere questo nodo, invece la maggioranza non è riuscita a trovare un accordo al proprio interno e verrà posticipata la discussione in aula. Anche quello sarà terreno di scontro perché c'è da parte del nuovo centrodestra evidentemente la volontà di cercare di creare dei paletti e di fare una selezione, una scrematura, per andare a indebolire invece quello che è il diritto alla cittadinanza per tutti. Senta, il testo però fa dei passi in avanti rispetto all'attuale legislazione, è previsto lo ius soli anche per i minori che non nascono in Italia ma ci arrivano da piccolissimi, quindi ci sono anche degli elementi positivi in questo testo. Certo, ma infatti io voglio ricordare che noi in commissione abbiamo votato a favore del mandato al relatore, perché sappiamo benissimo che esiste un vuoto legislativo in questo senso e che quindi c'è la necessità di questa legge. Il punto è però non utilizzare sempre lo stesso leitmotiv, cioè cercare di andare a colmare quel vuoto, però non in maniera ottimale, ma facendo sempre un compromesso a ribasso tra le forze politiche di maggioranza. È necessario che venga fatta una buona legge sulla cittadinanza, non bisogna mettersi una stelletta per poter dire che davanti a un vuoto comunque il provvedimento è stato fatto. Quale sarebbe la vostra proposta su una legge sullo ius soli temperato che tenga conto di queste necessità? Ma a noi andava bene appunto i 5 anni, noi abbiamo presentato una proposta di legge, in realtà tutti i gruppi parlamentari avevano depositato una proposta di legge in questo senso, la mediazione che si era arrivata con il testo base della presenza di un solo genitore per 5 anni in territorio italiano, residente in maniera legale, a noi andava bene.
quello che manca, che avremmo voluto ma che ribadiremo con forza anche in aula, è la possibilità di ridurre i tempi per quanto riguarda gli adulti sulla richiesta di cittadinanza. Attualmente il tempo è di 10 anni, quindi noi chiedevamo che fosse ridotto a 5. Devo dire anche che sono stati approvati 4 emendamenti nostri, in cui per esempio si chiede che ci sia un'informazione obbligatoria al momento della nascita a tutti i genitori stranieri per metterli a corrente del diritto e quindi della possibilità di poter avere la cittadinanza. C'è la possibilità di riuscire a togliere l'onere del pagamento di tutta la pratica burocratica. Quindi ci sono anche dei punti positivi che sono stati raccolti da parte nostra, di CEL. Però la carta di soggiorno diventa una limitazione importante. Noi vorremmo provare in aula a fare in modo di modificarla.